Mentre preparo la vellutata, con le foglie di scarto andiamo ad iniziare un esperimento di chimica, ovvero come fare delle cartine tornasole utilizzando proprio l'acqua di bollitura delle foglie del cavolo rosso. Andiamo avanti. Ok, è pronto. Adesso lasciamo raffreddare, ci vediamo più tardi. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto la vellutata che a te non piace. La vellutata col cavolo rosso. Il cavolo rosso ha una particolarità molto interessante. Quello che è avanzato, io l'ho bollito, mi è venuta fuori questa boccettina con questo liquido blu. Questa è la boccettina dove c'era il succo di mirtillo, no? Lo è so. Proprio, è la sua, giusta giusta, con questo bel colore blu intenso. Allora, tu sai che cosa sono gli acidi e le basi? No. Ok, adesso ti faccio vedere che succede. L'acido e la base sono due, in chimica sono due cose, praticamente sono l'una contraria all'altra. E se queste cose le mettiamo insieme, succede che reagiscono. Una base, noi adesso, siccome tu sei un bambino, utilizziamo tutte cose che si trovano in cucina e non sono pericolose. Allora, una base che si trova facilmente in cucina, in tutte le cucine, è il bicarbonato di sodio, giusto? Bene. Io c'è scritto, io ho visto solo bicarbonato. Sì, bicarbonato di sodio purissimo. Se è bicarbonato di sodio, che è una base, io lo so che è una base, ci vado a mettere l'aceto. L'aceto è un acido. Vediamo che cosa succede, guarda. Oh mio Dio, è una figata. Ok, praticamente reagisce facendo schiuma. In questo momento, a reazione finita, non è più né acido né base. Ma che è? La tutto passa? Praticamente una cosa del genere. Si sono annullati l'un con l'altro. Ora, i chimici, come fanno a sapere se una cosa è acida o se una cosa è basica? Non lo sappiamo che l'aceto è acido e che il bicarbonato è basico. Però non si può sapere. Allora, che cosa c'è? Esistono? Esistono le cartine tornasole. Noi le cartine tornasole ce le abbiamo? No! Ovviamente. E come cartina tornasole, tac, usiamo il succo del cavolo rosso, bollito per 15 minuti. Prendiamo una siringa, perché non ho il contagocce. Bene? Guarda quanto è bello il colore, eh? Vedi? È una figata!
ok? Bene. Adesso quando... Assomigliano a Jay! Esatto. Se noi adesso ci andiamo a mettere... il limone. Limone, secondo te, è acido o è basico? Acido. Sì, ci hai azzeccato. Il limone è acido perché contiene l'acido citrico. Guarda che cosa succede, È uno spettacolo, sembra una galassia. Vedi? Ecco, ha cambiato colore. E la peppa. E se ci aggiungiamo anche queste? Oh, ora che succede? Le cartine tornasole ci sono di due tipi: quelle per trovare le basi e quelle per trovare gli acidi. Questo abbiamo scoperto che è buono per sapere se una cosa è acida. Con che cosa troviamo la base? In realtà la base la troviamo adesso, perché questo che ha reagito, ora, se noi ci andiamo a mettere una base, quindi il nostro buon caro vecchio bicarbonato di sodio, vuoi vedere che cosa succede? Vedi? Ritorna indietro, ritorna al colore di prima, piano piano. Stessa cosa, guarda, qui in mezzo sta diventando verde. Vedi? Wow, questa pittura, sei un artista, sembra una galassia. Ecco qua, vedi? Siamo ritornati. Il colore, la gradazione di colore, dal blu fino a questo viola quasi rosa, è in funzione di quanto è acido. Più è acido, più diventa rosa. Meno è acido, più rimane blu. Al contrario, quando ci andiamo a mettere la base, il sistema sarà lo stesso. Poi tu da grande, quando farai forse il chimico, scoprirai le cartine tornasole. Adesso se vogliamo metterci l'aceto? Sì! Ok. Vediamo un po' che cosa ne succede. Boh, vediamo un po'. Ritorniamo dall'altra parte. Poi c'è ancora un po' di bicarbonato, vedi, reagisce ancora. Bene. Diventa schifetta. Abbiamo fatto delle schifezze, che però schifezze per te che sei un bambino può ancora andare bene, perché è tutta roba che non uccide. Ok, come base potremmo usare altre cose che ci sono in casa, per esempio la varichina, che si chiama ipoclorito di sodio, ma quello è pericoloso per i bambini. Infatti possiamo usare questa, per esempio la soda sorbet, che è sempre parente stretta del bicarbonato di sodio, ma è anche questa pericolosa. È tossica! Sono tossiche, quindi noi rimaniamo bene bene dove stiamo. Però andiamo a vedere una cosa neutra. Ma vogliamo andare a prendere una cosa neutra? Sì. Neutra vuol dire che non è né acida né basica. Posso farne uno io adesso? No. Ok. Allora. Dito, mi è venuta un'idea. Noi adesso abbiamo questa cosa qui. Questo a me sembra un quadrato. Allora, adesso andiamo a fare un altro esperimentino. Ci andiamo a mettere... non ci provare ancora con il parente stretto di... lo zucchero! Nemmeno. Possiamo provare anche lo zucchero? Però adesso noi ci andiamo a mettere un'altra cosa. Ma che cos'è? Sale da cucina. Questo, vabbè, è un sale un po' particolare perché è il famoso sale degli Himalaya, ma... Vedi? Non agisce, perché il sale è sale da cucina, ovvero cloruro di sodio. Non reagisce. È però neutro. Sembra proprio... Ha assorbito il colore, perché sta assorbendo l'acqua, quindi ha assorbito il colore, ma non ha assorbito il... Quindi... Cioè, scusate, non ha reagito. Adesso, se noi riusciamo ad aprire questo barattolo, siamo riusciti. Andiamo a prendere un pochino di zucchero. Questo è zucchero di canna. Sarà acido o sarà basico? Niente. Non è niente. Pure lo zucchero abbiamo scoperto che è neutro. Ok? Bene. E se andiamo lo zucchero e il sale con il limone, che succede? Beh, adesso giusto perché fare il casino finale, via. Zai. Vai, porcheria totale. Okay.
così hai imparato cosa sono gli acidi, cosa sono le basi, come si vedono, e ci puoi giocare quanto vuoi. Saluto a tutti, saluto a tutti. Goodbye! Mi stai riprendendo? Sì. Questo è interessante perché stai mettendo una base in una cosa che guarda se una cosa è acida. Quindi in teoria adesso che cosa dovrebbe succedere? Diventa verde. Quindi si accorge. No, diventa verde perché è una mistura di colori, non perché sta reagendo in questo caso, eh? Suppongo. È verde smeraldo. E mo? E vai. Schifezza totale. Ale. Ok, sto limone è guasto. No, è buonissimo questo limone. Speriamo che non ci vanno pure i semi.